era lui. Sappiamo che era insieme a Blue, visto che poco prima l'ha quasi ammazzato con una puzzetta letale. Ma non sono stato io! Beh, mi sembri un po' aggressivo, Blue. Vi sbagliate, Pink ha riportato, è stata lei l'impostore anche nella prima partita. È arrivata Midori prima di me. Non avrei mai fatto una cosa del genere. Neanche io! Io penso sia Blue. Perché? Perché secondo me ci hai mentito anche prima, quando hai parlato della puzzetta. Perché? Red, secondo me, ha ragione. No, Yellow, almeno tu, fidati! Non lo so, Blue. Skippa, ti prego. Votiamo. Un attimo ragazzi, vi piace questo disegno con tutti i personaggi di Among Us nella vita reale? Beh, sappiate che è il nuovo logo delle mie felpe e magliette che trovate in esclusiva su Nerd Overdose. Vi lascio il link sotto in descrizione per acquistarle e prendetele per far parte della nostra squadra di Among Us. Vi aspetto! Non era Blue! Avete votato a caso! Yellow, ti prego. Perché? Perché? Oh Yellow, finiscila! Sei sempre pronta a dare la colpa agli altri! Sì, ma adesso è offesa perché abbiamo cacciato il suo amore! A Yellow piace Blue! Piantatela! Oddio, ma queste litigano sempre! Fermi tutti! Che c'è, Billy? Ti è venuto in mente qualcosa? Sono l'unico ragazzo rimasto! Non posso sopportarvi tutte! Ma senti chi parla! Siamo noi che dobbiamo sopportare te! Vabbè, dai, continuiamo! Ora che non posso più mettermi in contatto con i miei amici, devo trovare un modo per capire cosa sta facendo Secchia. Ho capito, sì. Eccola lì. Devo spiarla. Ci vediamo, professoresse. Professoresse? Stavi parlando con le prof! Ho sentito qualcosa. Vado a controllare Juan. Che senso ha che stia parlando con le prof? Proprio non capisco. Il nostro piano procede alla grande. Utilizzare Secchia come cavia è stata un'ottima idea. Così metteremo in riga tutti gli studenti e smetteranno di dare fastidio durante la lezione. Con questi superpoteri siamo in grado di trasformare degli studenti migliori. Così vinceremo il premio come migliori professoresse dell'anno. E vinceremo tanti soldi! Scusate? Sì, Secchia? E ricorda che non ci devi interrompere! Posso farvi una domanda? Sì. Ma siete davvero professoresse? No. E allora cosa siete? Siamo streghe. Che ti aspettavi? Se possiamo ipnotizzare i tuoi amici ci sarà un motivo. Allora chi hai scelto come impostore? Come impostore ho scelto... Ragazze! Mi spiegate come funzionano le ship? Ma non mi sembra il momento. Dai, per favore, sono curioso. È stato fatto fuori Green. Abbiamo cacciato inutilmente Blue. Dobbiamo ritrovare Juandissimo e far ragionare Secchia. Diciamo che non mi sembra il momento migliore. Che cos'è uno yaoi? Vieni che ti spieghiamo! Scusa, ma che tasca è questa? Devo versare l'acqua nella bomboletta. Ma perché? Non lo so, devo farlo. Ma perché? Boh, perché abbiamo bisogno di acqua. Ma siamo pieni di bottigliette d'acqua! Senti, non l'ho inventato io questo gioco, ok? Allora, le ship yaoi sono quelle... Tipo te, Juandissimo! Cioè un amore non corrisposto? No! Le ship tra ragazzi! Ma dai, ragazze, no! Adesso ti raccontiamo le nostre ship preferite. A me piacciono molto Eren e Mikasa. Non si metteranno mai assieme. Lo so, è che mi piacciono gli amori impossibili. Poi ci sono Lucy e Natsu. Banale. Ma cosa dici? E i Mirei Storia? I Mirei Storia, best ship di sempre! Ragazzi, ultima curiosità. Come si venta quando sei l'impostore? Davvero non ti fidi di me, Yellow? Vorrei fidarmi, ma perché sei stato tutto questo tempo in infermeria con Green? Perché non dovresti essere tu? Allora ti spiego. Finalmente avevo trovato il bagno in infermeria e ci sono andato per fare... La pipì? No, l'altra. Che schifo. Vabbè, in ogni caso ci sono andato, poi ho sentito un urlo, sono tornato in infermeria e lì ho visto Green disteso a terra, Pink che urlava e Midori traumatizzata. Quindi dovremmo tenere d'occhio loro due. Sì. Se solo gli altri si fossero fidati. Pensi sia stata una scelta intelligente questo impostore? Ma sì, nessuno ci potrebbe mai arrivare. Comunque quello che devi fare adesso è far firmare ai tuoi amici un foglio che li costringerà a studiare per sempre. Ma che senso ha? Ha senso per noi. Voglio sapere di più su di voi! No, Secchia. Tu vuoi diventare amica di tutti e noi vogliamo che tu faccia ciò che ti diciamo. No, no! L'impostore!
Devo trovare un modo per avvisare i miei amici. Devo connettermi. Come faccio? Come faccio? Wandissimo, fermati! No! Devo raggiungere il luogo in cui Secchia parlava con quelle voci strane. Fermo, Wandissimo! Fermo! Non di qua, non di qua. Questo bottone! Ha imparato a bloccare le porte. Dannazione! L'ho rinchiusa dentro. E questo è il posto. È da qui che Secchia parlava. Vediamo un po'. Fermo, Wandissimo! Che c'è? Se guardi lì dentro, costringerò i tuoi fogli a firmare un contratto che li incatenerà per sempre. Ok. Vabbè, tanto lo faccio lo stesso. No! Ciao, ragazzi. Secchia! Ciao, Racchia! Ciao, tesoro. Iu! Voglio darvi un'ultima chance. Ci facciamo un origami? Firmate questi fogli per essere liberi. Cosa c'è scritto sopra? Non ha importanza. E se ci rifiutassimo? Rimarrete qui per sempre. Non firmate, è una trappola! Si è staccata la connessione. Sa, riprendiamo a fare le task? Sì, non ne posso più di sto gioco. Allora, la domanda era, come si venta? Sono curioso. Ma che ne so, Billy, io non sono mai stata l'impostore. Basta che vai sopra la ventola e ci salti dentro. Ma perché gliel'hai detto? Perché me l'ha chiesto. Ma magari è lui l'impostore. Ops. Così? Ha ventato! Avanti, Midorio Pink, sputate il rospo. Eh? Cosa che... No, fermi! Abbiamo visto Billy ventare. Davvero? Sì, quel cretino l'ha fatto davanti a noi. Come facciamo a sapere che non ci state mentendo? Sì, infatti, Azzurro e Midori si difendono sempre a vicenda. Ma vi rendete conto che Billy ora non è qui con noi? Oh, è vero. Potrebbe ventare da un momento all'altro. Ne siamo sicuri. Oh, Yellow, ma sei scema? Forza, cerchiamolo! Potrebbe essere dappertutto, attenti! Speriamo che non venti dal nulla. Non possiamo chiamare un'altra emergenza e votarlo? Devono passare altri 5 minuti prima di poter chiamare un'altra emergenza. Se tu, scema, non l'avessi chiamata a caso. Qui non c'è. Qui non c'è! L'ho sentito ridacchiare. Stiamo attenti. Quello scemo ha avuto pure il coraggio di ventare davanti ai vostri occhi. Qui non c'è. Sorpresa!